Allora, guerra, beh, voi intanto siete quelli che invece hanno fatto acquisizioni a man bassa, quindi questa, tutta questa paura sul Made in Italy, voi è l'ultima cosa che avete. La nostra storia è la storia poi di una persona, ed è una persona che ha avuto dal primo giorno questa ambizione. E se uno va a guardare alla fine le nostre grandi aziende di successo, che siano nella moda, nel lusso, nei beni di largo consumo, eccetera, alla fine sono tutte simili. E sono tutte con una storia imprenditoriale alle spalle straordinaria in cui questi signori negli anni 50-60 hanno deciso che il mondo era l'arena in cui volevano competere. Quindi non sono mai andati alla ricerca di una concessione, di un'autorizzazione, di una licenza, ma loro volevano competere nel mondo e sempre salire sul podio. Uno. Due, sono persone che hanno sempre legato la loro capacità industriale di prodotto e di processo a un marchio. Io faccio sempre l'esempio della Vespa, un prodotto straordinario, antico, e del disastro fatto su quel marchio per tanti anni, rubato addirittura, incredibilmente. E queste sono tutte persone che hanno stabilito sempre una relazione emotiva forte con i consumatori nel mondo. Secondo. Terzo, sono aziende aperte. Sono aziende che non hanno mai ricorso al credito della banca sotto casa. Mai. Ma sono aziende che hanno detto, eccoci qua, capitalizzate, con dei bilanci leggibili, certificate anche negli anni 70 e 80. Appena hanno potuto si sono aperte a mondi diversi, private equity, borse, non mi interessa. Leggibili. E per cui costantemente pronte a dotarsi di capitali nuovi perché quello c'è bisogno. Quattro, sono aziende che a un certo punto hanno deciso e capito che loro come imprenditori erano straordinari, ma non se la volevano portare nella tomba. E hanno capito che era importante che tutta la famiglia capisse che l'azienda era più importante di loro e dei loro destini, e per cui sono persone che hanno capito che fare il presidente è un ruolo gigantesco. Quinto, sono sempre aziende di una noia mortale, che fanno quello, continuano a fare quello e continuano ancora a fare quello. Insomma, queste cinque caratteristiche valeva 20 anni fa, vale oggi, vale tra 20 anni. Soffermiamoci su quella che può essere la più sorprendente, ma che invece vuol dire anche stabilità, la noia, l'apparente noia, ma la chiarezza nello stare sul core business, cioè il prodotto a cui si è legati, così come ci si lega alla figura del fondatore, del grande capitano che ha voluto, egli stesso in genere si lega al suo prodotto, no? Ed è questo, e sono inscindibili. Per voi quanto è forte lo stare comunque acquisendo, ingrandendosi, internazionalizzandosi, tutto, stare sempre sullo stesso prodotto, sul prodotto principale? Noi abbiamo una fortuna che noi siamo in un'industria completamente nuova. Che è buffo a dirsi, no? Perché gli occhiali credo che abbiano 200 anni, 300 anni. Però la relazione emotiva, personale, che negli ultimi 10 anni le persone hanno sviluppato con il proprio oggetto occhiali, una relazione completamente nuova. Ha introdotto, oltre alla funzionalità, l'emozione. E questo ha radicalmente cambiato il mercato, l'ha ampliato in modo gigantesco e ovviamente l'ha reso anche un pochino più difficile, più complesso. E allora immaginare che noi non rimaniamo in questo settore, andiamo in altri settori, questo è nuovo, siamo i leader del mondo, ci abbiamo il mondo a disposizione. Una delle mie classiche formule è che noi abbiamo 3 miliardi di nuovi consumatori e ce n'è di lavoro da fare, eh? Con 2 occhi ciascuno, quindi... Ma anche con dei DNA particolari, per cui in Asia hanno bisogno di occhiali. No, certo, no. E sono mercati che si lasciano aggredire? Sì, sono mercati. Allora, prima di tutto, se da un lato
ci sono queste enormi, gigantesche opportunità, dall'altra parte è evidente che questo è un mondo che ti usura di più, è un mondo più instabile, è un mondo in cui ogni giorno può succedere qualunque cosa, può succedere che appunto ieri Draghi va su e dice vi diamo i soldi gratis, perché questo è quello che ha detto ieri. E in questo mondo è necessario pianificare, è necessario avere piani di lungo periodo, è necessario avere persone che sanno gestirli, persone che sanno vivere in tutte le parti del mondo. E allora è evidente che questi mercati qui sono meravigliosi, ma sono difficili. E allora se uno pensa di andare lì, vendere, tornare a casa, se uno pensa di andare lì e in 2 anni guadagnare il 30%, è matto. E allora uno deve avere la capacità di avere sempre in testa che in questi grandi paesi, io ne dico sempre 5, per noi sono in ordine di importanza Brasile, Messico, Turchia, India e Cina. Noi dobbiamo costruire 5 Luxottica come abbiamo 5 Luxottica in Italia, in Australia e in America. E questo ci vogliono anni. È cultura, è infrastruttura, è tecnologia, è capire come riadattare i modelli di business. È una roba straordinariamente difficile. Ci vuole tempo. O abbiamo tempo in testa o è una follia. Se uno perde 10 milioni di euro perché ha commesso normalmente 2 errori, e torna a casa perché hai perso 10 milioni di euro, ne hai persi 20, perché devi anche ritornare indietro. E qui poi subentra una delle altre caratteristiche, per cui l'apertura, la capacità di avere le persone. Come si prendono le persone? Come si reclutano le persone? Come si tengono le persone? Non si tengono né con un biglietto da visita, né con i soldi. Sono tutti e due mattoni fondamentali, ma non si tengono così. Si tengono con i progetti, si tengono con una visione, si tengono raccontando il fatto che questa azienda è di tutti, che tutti partecipiamo. E come dire, si tiene dicendo oggi facciamo 7 miliardi, ma forse nel 2020 ne facciamo 15. E come li facciamo 15? Raccontamelo. E allora è la partecipazione, è l'ambizione, è la voglia di vincere in questo mondo, è che purtroppo ogni tanto ce lo si scorda. Questo è quello in cui primeggiate nel mondo, è un settore di grande tradizione italiana e che però ha lasciato in Italia anche sul campo qualche vittima imprenditoriale. Da questo punto di vista la storia del grandissimo che non solo ce la fa ma imprime il suo marchio per i 5 continenti è sempre più diversa dalla storia di chi poi o deve ricorrere a un partner forte straniero, o chiude, o non trova la nuova generazione. Da questo punto di vista il sistema come garantisce e come non garantisce? Ho sempre difficoltà a parlare del sistema. Sì. È anche una brutta parola. Io penso che ci sia un qualcosa di più leggero, di più intellettuale, che è la fertilità di questo ambiente. Cioè, la cultura imprenditoriale italiana ha bisogno di essere rinvigorita in modo pesante. E non è né il sistema, né la burocrazia, né il governo, né chiunque altro. Ma è la capacità di tutti noi di metterci costantemente in gioco. E allora, se oggi premia il fatto che è meglio andare per una scorciatoia, è meglio creare un accrocco e venderlo, è meglio tenere il 51%, cioè perché nel 60 sono nate? Perché c'era l'ambiente giusto, c'era l'ambizione, c'era la voglia. E allora io costantemente dico che da un lato c'è un problema di cultura imprenditoriale grossa come una casa e siamo tutti noi. E allora invece di cominciare a dire nel Made in Italy non c'è l'Italy, come si fa a fare Made in Italy per 3? Da un lato. E dall'altra parte, se abbiamo perso una battaglia, andiamo a formare i nostri ragazzi in modo diverso però. E allora facciamo sì che questo paese, che per definizione sarà più piccolo andando avanti, abbia una nuova classe di 25enni, 30enni, strepitosa. E allora quando uno è più piccolo, per definizione deve essere più agile, più aperto, più veloce. E allora cominciamo a lavorare su queste 3 assi.
in modo completamente diverso. E andremo meglio. Come Andrea Guerra ben sa, questo problema d'italiano è un problema che permea tutta la sua classe dirigente, laddove esiste la cooptazione. Ma nelle aziende come si fa a far diversamente? Ci si misura e si lascia soprattutto ai nostri collaboratori la possibilità di valutarci costantemente. Non siamo noi a valutar loro, cioè loro a valutar noi. Ci si lascia mettere in discussione. Ma non c'è dubbio, ma tutti i giorni, ma intanto lo siamo in discussione. Ma perché al caffè non ti discutono? Ma allora rendiamolo un processo normale aziendale, in cui ci si valuta a 360 gradi. E queste paure, no? Che sono nei titoli, che sono nel continuo misurarsi con la Francia, con le grandi multinazionali del lusso, hanno ragione di esistere o no? Io penso di sì, io penso che il nostro modello di lusso sia più giovane. Se io prendo tutte queste aziende francesi, sono una generazione oltre la nostra. Noi siamo ancora, tutte le nostre aziende del lusso, quasi tutte, sono la prima generazione. E nei momenti più delicati della prima generazione, perché spesso, come dicevamo prima, c'è chi ha 60, 65, 70, 75, 80 e non si sa bene dov'è il momento della vecchiaia, dell'anzianità e della terza gioventù. Questi sono andati tutti oltre. E allora è più facile quando vai oltre. Quindi noi basta ancora... aspettare. Sicuramente, ripeto, basta aspettare se creiamo la cultura giusta e se creiamo le generazioni giuste. Allora sì, basta aspettare. E si sta creando, si stanno creando, ovvero un po' aspetta le aziende stesse, un po' il sistema, un po' l'università, un po' il ricambio che ci deve essere nelle classi dirigenti, perché ovviamente tutto il nostro sistema del welfare è fatto per far restare chi è già seduto. Io penso che ci siano tantissime buone notizie, è evidente che poi fanno molta meno notizia, però quando uno prende Brunello Cucinelli, con tutto il bene che uno può volere a Brunello Cucinelli, ma il mondo non lo conosceva 4 anni fa. Oggi lo conosce tutto il mondo. E allora il viaggio della borsa, il viaggio dell'apertura, il viaggio di essere nel mondo, ti consente di aprirti. Aprirti significa che ogni giorno c'hai 5 consigli buoni. E allora sarà una, sarà due, però possiamo anche dire che erano 0, poi 1, quest'anno 2, forse l'anno prossimo 5. Questo, basta dire che ci sono buone notizie? No, non però ma vedi, poi potremmo entrare in altri discorsi, qual è il ruolo di Confindustria, per esempio il ruolo di Confindustria sicuramente il cuneo fiscale ha un suo ruolo, ma l'80% dovrebbe andare in giro per il mondo, il mondo italiano, a raccontare che o esci dalla banca sotto casa o sei morto, o hai un consiglio di amministrazione diverso o sei morto, o hai 5 ragazzi diversi dalla tua famiglia o sei morto. Sei morto, bianco o nero. Ci vorrebbe un'aggregazione anche italiana di lusso, non dico di fare la nazionale, perché questa è una fesseria, è già stato provato e non funziona. Ma c'è bisogno che alcuni di medie per crescere diventino parte di un piccolo Elvemash italiano? No, si è già capito. Sì e no, nel senso che è evidente che poi qual è la cosa che ti dice l'azienda del lusso nel momento in cui si deve aprire e va con un private equity, oppure che il lusso è lento, che il lusso ha i suoi tempi, che il lusso... Giustissimo, non c'è problema. E allora qua rischi di far cacchiate, rischi di aprire un'altra cosa, di fare un prodotto sbagliato, di aprire il negozio sbagliato, soltanto perché devi dimostrare crescita. È vero, ma la crescita sostenibile, diciamo che l'abbiamo imparato, che viene premiata. Dall'altra parte, come dire, di forzoso non c'è niente nel mondo. Naturalmente oggi ancora non accade, diamo il tempo al tempo. Perché facciamo conto di non essere la borsa di Milano ma quella di Hong Kong, o andiamo in un posto ancora più lontano ed esotico, perché voi che siete italiani, mi può chiedere l'intervistatore australiano o di Singapore, siete i primi del mondo? Ritorno alle mie prime 5. Uno, perché abbiamo avuto un fuoriclasse che è Del Vecchio. E di quelli credo che ce ne siano uno ogni 10 anni nel mondo. Sì, ma sono passati più di 10 anni. Sì, ma non è che non ne abbiamo, eh.
Non è che Brunello non stia facendo una cosa che sarà di 2 miliardi di euro tra 20 anni. Non è che Moncler era un grandissimo marchio 5 anni fa o 6 anni fa. Non è che Moleskine, non è che Italian Independent era qualcosa. Cos'era Italian Independent 5? Niente, non c'era, giusto? Non c'era. Italia Independent è un'azienda che nasce con cura, con disegno, con italianità, nel mondo, sfida, si apre. Chapeau. Nasce da un giovane uomo. Ecco, chapeau, questo. Ma tutto, cioè, come dire, bene. Quindi diciamo che dal punto di vista, ed è utile, rassicurante, gratificante, ci dà un sospiro di sollievo, dal punto prospettico di Andrea Guerra, che sicuramente è uno che ne sa più di molti altri che pure parlano tanto, c'è poco da fasciarsi la testa e molto da dire che i fondamentali poi non sono tutti fuori posto. Ma quando uno prende quella rassegna di pan bianco sulle 50 quotabili, ognuna le bidà sopra il 20%. Ma me ne trovo altre 50 in giro per il mondo di aziende che stanno sopra i 100 milioni che hanno sopra al 20% di EBITDA? No, appartengo alla categoria degli ottimisti con ragione. Il problema è che arrivano a quella soglia e poi hanno bisogno di un'organizzazione. E quello ci riporta semmai a pensare a cosa fa sistema. Cultura, e se c'è qualcuno. Cultura. Ma non c'è, è difficile coniugare l'affascinante ruolo del fondatore con la decisione di delegare, forse Del Vecchio è stato grande anche in questo, no? Però non tutti si sentono già arrivati, non tutti si sentono già pagati, o non tutti sono però così lungimiranti. Può cominciare i passetti, no? Allora cominciamo a aprire il consiglio di amministrazione, no? Tu fai tutto sempre ancora la tua parte operativa, ma cominci a avere uno sposito dentro, un banchiere dentro, un consulente dentro, persone di cui ti fidi, ma diverse da te, e comincia ad aprirti lì. Poi comincia a dire, devo fare un nuovo progetto che è un progetto di come vado a vendere online, evidentemente te, cinquantenne, sessantenne, settantenne, e comincia a crearmi un gruppo di persone su cose che non mi vanno a cambiare il conto economico fondamentale della mia azienda, però cominciano a introdurre persone diverse. Allora, la diversità è il più grande valore che noi possiamo cercare in azienda costantemente. Se uno non cerca tutti i giorni la diversità, è il clan, e il clan è la morte. Chiarissimo. Ultima domanda, Guerra. Mettiamo che ci sia qua dentro qualcuno che sfoglia la margherita sulla borsa. Dopo aver sentito anche gli ultimissimi esempi che ha fatto, Moncler che sarà la prossima. Che consiglio gli darebbe? Io non necessariamente dico vai in borsa. Vai in borsa se hai un progetto di lungo periodo e di apertura della tua azienda. E non pensare di andare in borsa e fare i soldi. Allora, una cosa di cui non si dice di Brunello, che lui sicuramente un po' di azioni l'ha vendute, ma la maggioranza dell'aumento è andato in azienda con la quotazione. Allora, lui non lo dice, si dice poco, ma secondo me quella è la vera grande novità dell'Italia. Lui ha messo i soldi in azienda. Che si entra in borsa per fare dimensione adeguata per una crescita internazionale, per uno sviluppo. Fare i soldi domani mattina, ma perché la borsa e lo slot machine? Non mi sembra che siano simili, no? No, ultimamente poi molto diversi. Allora, se questo è il consiglio, qual è l'alternativa? Non forzatamente ci devi andare, ma se uno ha i fondamentali sani, la sana voglia, la rabbia dentro, gli occhi di tigre, usiamo tutti i luoghi comuni insieme e li frulliamo, c'è un'alternativa alla borsa? Certo. Private equity. Sposito. O Gerusalmi o Sposito. Non c'è dubbio, ma cioè, spesso poi per noi... Qualcuno può dire che Permira ha fatto un cattivo lavoro con Valentino? No. Qualcuno può dire che ha fatto con Hugo Boss? No. Qualcuno può dire che ha fatto una stupidaggine a pagare 300 milioni Dr. Martens? No, allora ne varrà un miliardo? Però le storie di successo hanno sempre successo. Non c'è dubbio, però ragazzi, poi uno bisogna di nuovo scegliere le persone, non devi scegliere i private equity, devi scegliere le persone con cui fare questi percorsi di strada. Va
Con Guerra resterei a parlare anche tutto il giorno, ma altri arrivano. Grazie Andrea Guerra.